Malgrado perplessità e aperta opposizione degli ascoltatori, Cristo insiste con la sua identificazione con il pane. E certamente si può pensare che tra questi che erano perplessi e che magari commentavano un po' con gli occhi spalancati erano anche i discepoli stessi. Ma Cristo insiste con questa sua identificazione con il pane. Anzi, affermando, ripetendo diverse volte questo ego e mi, io sono, che è titolo di Dio, il suo nome, e fa, insiste, legare questo io sono proprio con il cibo. E questo è probabilmente lo scandalo, che in qualche modo uno osa dire questo nesso, Dio che si fa cibo. Allora, lui certamente cerca di essere accolto, semplicemente, cioè di farsi un'accoglienza in modo tale che diventa la vita per colui che lo accoglie. Questo è ciò che ha certamente nella visione Cristo, no? Che chi lo accoglie, lui stesso diventa la vita di colui che lo ha accolto. E la non accoglienza è rimanere senza la vita. Se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo, e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Più esplicito di così è molto chiaro. E siccome sono solo due che hanno la vita in sé, il Padre e il Figlio, come viene detto nel precedente capitolo 5, versetto 26, solo due hanno la vita in se stesso, il Padre e il Figlio. E perciò, come dice 5:21, il figlio può dare la vita perché ce l'ha. E infatti la frase viene detta così: come il padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il figlio. Infatti cosa dice oggi nel brano? Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, cioè la vita senza età, la vita di Dio, dell'Eterno, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Allora è proprio molto esplicito che lui veramente parla del cibo che dà la vita all'uomo intero, che non è solo una parte, no? Una specie di gnosticismo, non è solo una parte dell'uomo che passa alla vita eterna, ma chi mangia questa umanità vissuta dal figlio, questa carne, no? Come sappiamo nella tradizione ebraica, carne non è solo il corpo, ma tutta la realtà umana, soprattutto la parte più esposta, più essenziale. E allora tutta questa realtà umana vissuta da figlio diventa il cibo per tutta la realtà umana, in modo che tutto uomo possa passare alla vita eterna attraverso un atto del figlio che è la risurrezione nostra. Perciò il cibo è per tutta la realtà, non solo per una cosa, per tutta la realtà dell'uomo. E allora è molto evidente che se è il cibo per tutto uomo, lui deve fare un confronto con il passato e lo fa e lo costerà molto questo. Però l'ho fatto, dice, i vostri padri hanno mangiato la manna, ma sono morti. E questa è una frase molto difficile, perché vuol dire che la manna nutriva solo il corpo che è destinato a morire, cioè una esistenza umana che non supera la morte. Benché, e qui c'è il punto, benché gli ebrei sapevano molto bene che è Dio che gli dava questo cibo. Allora vedete dove Cristo punta. Non è importante sapere, non è sufficiente. È importante, ma non è sufficiente. Loro sapevano,
Mangiamo questa manna e dietro questa manna chi sta? Dio. Però questo non li ha portato a superare la morte. E qui cominciamo già a entrare in una problematica di una crisi dell'Eucaristia dei ultimi secoli, che si è spostato nel sapere. Invece Cristo insiste che bisogna mangiare, è un cibo, è il pane, è la carne, è l'umanità concreta, vissuta, con una vita di Dio, del Figlio, il sangue nella preghiera eucaristica di San Marco viene detto: prese il calice, lo riempì dello Spirito Santo e lo diede. Dunque è proprio l'umanità vivificata della comunione con Dio, dello Spirito Santo stesso. Dunque bere e mangiare è un cibo per assimilazione, è una unione integra, non è una unione intellettuale o solo emozionale e affettiva. Si parla del masticare, è un termine che si usa per animali, che mangiano in un modo un po' rozzo, che si sentono i denti, trogon, mangiando, masticando. E allora si mangia la figliolanza, si mangia in modo tale che il corpo partecipa e viene vivificata tutta la realtà umana con una vita che è di Dio e che non tramonta, che è la vita della figliolanza, del Figlio, la comunione con il Padre. Tanto è vero che viene detto: vivrà per me, e fa di nuovo esempio di lui con il Padre. E sia in greco che anche in lingue moderne, anche in italiano, per me, che vuol dire per? Vuol dire a causa. Io vivo a causa del Padre. Per Padre io vivo, no? Io vivo per un miracolo. E che vuol dire? Che per causa del miracolo sono vivo. Allora io vivo per Padre. È il Padre che è la fonte della mia esistenza. E chi mangia e beve vivrà per me. A causa di Cristo vivrà. L'umanità sarà vissuta perché avrà la vita del Figlio. E allo stesso tempo per è la meta. E allora è il Figlio la meta. È il Figlio che ci consegna il Padre. E allora per questo bisogna rimanere in una unione sacramentale. Non si può rimanere in una unione intellettuale, gnostica, devozionista. Non è possibile. Bisogna una unione sacramentale. Sacramentale significa integra, dove Dio agisce e io divento questa azione. Come si può rimanere nell'amore senza amare? Non è possibile. Allora, chi mangia questo cibo diventa una immagine di quello che ha mangiato, diventa anche lui uno che ama, diventa anche lui un sacramento. Infatti, Eucaristia è il fratello, sacramento dell'Eucaristia e del fratello. Non è possibile rimanere nell'amore in lui senza amare. E allora non è davvero sufficiente un cibo intellettuale, emotivo, un po' sognante, individualista, con tante varianti dei misticismi e devozionismi eucaristici. Non è assolutamente sufficiente. Perché? È perché si vede, non produce la vita secondo il Figlio. Si rimane individualisti, molto impegnati, ma non si riesce a manifestare, a rivelare, non si riesce a rivelare la vita che è Zoè, che è la vita della comunione divina, che è la vita che rende la nostra carne offerta, offerta insieme all'offerta del Figlio. E allora se questo mangiare significa assimilare, allora la mia vita diventa una manifestazione. Se invece rimane in questa sfera razionalista, astratta e di conseguenza
devozionismi vari e moralismi, che cos'è? E devo sempre io essere l'epicentro dell'azione. Io devo fare. Io mi devo impegnare. Invece no. È la manifestazione della vita che si è assunto, che si è assimilato. E allora la questione è molto profonda. Perché Cristo insiste tanto in questa concretezza della comunione con Lui? Non è possibile semplicemente pensare che qui c'è Cristo, eccetera. Bisogna proprio accogliere la sua proposta di una comunione radicale, integra. E dunque queste domeniche certamente chiamano a tutti noi a riscoprire e superare, a riscoprire l'esperienza antica dei cristiani e superare questa crisi delle Eucaristie di ultimi secoli che l'ha ridotta a qualcosa che l'umanità, i fedeli, non hanno avuto questa visione che lo troviamo oggi nel passo del Vangelo.